Eccoci qui, signori e signori, punto interrogativo. Oggi sto registrando con l'iPhone per testare un pochino questo microfono che poi andrò a usare per i vlog, che sia a Maribor che sia a Prato. Quindi iniziamo con Hypnotic in 3 minuti. Hypnotic è un film del 2023 diretto da Robert Rodriguez, uscito nelle sale americane a maggio, nelle sale italiane a luglio, prodotto con circa 60 milioni di dollari, ne incassati solo 10. Un grosso buco nell'acqua, ma adesso andiamo a capire il perché spiegandovi in breve la trama. Il protagonista di questo film è Ben Affleck, che interpreta i panni del detective Rourke, un detective a cui è stata rapita la figlia, e lui era lì nel parco con lei, si distrae un attimo e niente, la figlia non c'è più, è stata rapita. Quindi viene messa a sorvegliare una banca perché ci sono delle rapine in sequenza in queste banche, ma viene rubate solo la cassetta della sicurezza senza toccare i soldi. Lui riceve una soffiata della banca che verrà presto rapinata, quindi si dirige là, riesce a appropriarsi del contenuto di questa cassetta di sicurezza e si scopre essere la foto della sua figlia sparita. Colui che è capo di questo gruppo di rapinatori è il capo di questo gruppo e si chiama The Rain. È un gruppo che non sono rapinatori ma sono ipnotici, cioè delle persone che ti manipolano facendogli fare quello che vogliono sostanzialmente. Quindi questo cattivo, che si chiama The Rain, ipnotizza il suo collega di Rourke per farlo uccidere. Sorprendentemente viene salvato dalla donna che gli ha fatto la soffiata, che poi si scopre essere sua moglie, e si scopre essere una persona ipnotica come Rourke. Alla fine sono marito e moglie, una famiglia di ipnotici che si scopre hanno nascosto la figlia, cioè Rourke ha nascosto la figlia perché non vuole che la figlia vada da questo gruppo di ipnotici per farsi controllare i poteri per il bene della figlia, ovviamente. Quindi loro due si alleano per andare a cercare la figlia, riescono a trovare la figlia ed è tutta una trappola poi, perché si scopre che la figlia insieme alla famiglia ha organizzato tutto. Loro volevano uccidere questa famigerata associazione di ipnotici e l'unico modo per farlo era portarli tutti insieme nello stesso posto dove era contenuta la figlia, ma loro hanno studiato questo piano anni prima e sono resettati la memoria, così che attraverso gli interrogatori non potesse venire fuori il fatto che loro hanno orchestrato tutto questo gran piano alla fine per salvare la loro figlia, che negli anni è diventata una donna potentissima, in grado di ipnotizzare tutti, in grado di far ammazzare tutti quelli dell'associazione. Tutti vissero fine felice e contente, anzi no, perché nella scena post credit si scopre che The Rain, il cattivo, non è morto ma ha usato il padre di Rourke come sembianze per farsi uccidere, e poi niente, ancora in vita. Quindi presumibilmente noi vedremo un Hypnotic 2, non so, secondo me no, perché è un film banalissimo, trama vista e rivista, non dà niente d'eccezionale, compresa la recitazione di Ben Affleck. Gli incassi non hanno fatto la loro parte. Quindi questo è un film godibile che trovate su Amazon Video, ma nulla di più, signori. Ho riassunto molto brevemente perché la trama è molto spicciola e sbrigativa. Un film di 1 ora e mezzo che secondo me 3 minuti di recensioni li merita alla grande. Fatemi sapere se avete visto questo film, fatemi sapere se volete ancora questo format recensioni in 3 minuti, un format che ho abbandonato tempo fa ma che ho deciso di rispolverare con questo film. Ciao, ci vediamo alla prossima.